Sei convinto anche tu che tenere tutto il TFR dei tuoi dipendenti in azienda sia sempre la scelta più opportuna? Se sì, questo video fa per te. Ciao, sono Simone, dal 2011 affianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere seguiti sia nelle principali scelte finanziarie e strategiche aziendali, sia nella pianificazione finanziaria personale. Se stai vedendo questo video è perché molto probabilmente sei alla ricerca di qualche consiglio per utilizzare il TFR versato dai tuoi dipendenti lasciato in azienda verso soluzioni più efficienti dal punto di vista fiscale. In questo video voglio darti tre motivi per cui la scelta di lasciare il TFR versato dai tuoi dipendenti in azienda non è la scelta più giusta e vantaggiosa. Primo motivo: il TFR è soggetto ad una rivalutazione annua imposta dalla legge pari all'1,5% annuo più il 75% dell'indice di inflazione rilevato annuo. Quindi, per te imprenditore, il TFR costa, e tale costo è maggiore il numero dei tuoi dipendenti. Conferire il TFR in un fondo pensione non ti costa nulla. Motivo 2. Se nei prossimi 10 giorni 10 dei tuoi dipendenti si dimettessero o li licenziassi dalla tua azienda, tu avresti la liquidità necessaria per pagare tutti i TFR o dovresti recarti in banca a chiedere un finanziamento? Aderendo ad un fondo pensione, questo problema non sussiste, è tutto preaccantonato e organizzato e fai anche un'ottima figura nei confronti dei tuoi dipendenti. Motivo 3. Aderire ad un fondo pensione per te imprenditore dà origine a importanti agevolazioni fiscali. La deduzione dal 4 al 6% dal reddito aziendale della quota di TFR dei dipendenti che hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare. L'esonero del pagamento dello 0,20% del reddito annuo lordo dei dipendenti che hanno aderito ad una forma di previdenza complementare. E il contributo datoriale al fondo pensione tassato al 10% invece del 23,81%. E poi ci sono ulteriori vantaggi. Dunque, ricapitolando, dando per scontato che la scelta di tenere il TFR versato dai tuoi dipendenti in azienda sia sempre la scelta migliore, forse stai sottovalutando un futuro incremento dei costi, future tensioni di liquidità in capo alla tua azienda e stai rinunciando a delle opportunità dal punto di vista fiscale. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like e iscriviti al canale YouTube. Se vuoi capire come funziona poi un fondo pensione e quali vantaggi ti può dare, ti invito a contattarmi. Trovi i miei riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!